Let's go! Bentornati, ovetti, su Hyrule Warriors, l'era della calamità. Nello scorso episodio abbiamo affrontato la furia di Urbosa e in questo episodio dobbiamo prepararci per questa missione. Quindi oggi faremo un po' di missioni secondarie, insomma, ma non preoccupatevi perché faremo un bel po' di tagli. Allenamento lancia per Link. Allora, queste missioni base sono abbastanza easy e in effetti io potrei benissimo, non dico ignorarle, ma avete capito. Anche perché cliccando il pulsante A posso demolire tutti quanti i Lizalfos. Perfetto. Farò bene o male così. Per questa prima missione, visto che è solamente un allenamento, continuo a parlare e basta. Ma già dalle prossime, se è solamente un sconfiggi tot nemici entro tot tempo e poi sconfiggi il boss, si farà un taglio finché non sconfiggo tutti e in questo caso 300 i nemici, per poi affrontare il boss. A meno che non accade qualcosa di particolare o qualche personaggio non dica qualcosa di particolare, verrà tagliata quella cosa, perché sì, voglio fare tante cose, quindi si va! Perfetto. Nel frattempo devo dirvi un'altra cosa abbastanza importante. Non so perché, io tecnicamente ho già fatto questa missione, questo allenamento, solo che mi si è spento il gioco. Cioè, seriamente, mi ha dato errore, si è staccato il gioco. A quanto pare, però, non avevo messo bene la schedina della Switch, cosa che non mi è mai capitata in tutto il tempo che ho la Switch. È probabile che, continuando a togliere e mettere schedine nella Switch, io abbia rovinato il coso? Sì. Beh, se mai uscirà una Switch Pro... Ehi, Shamanix! Ok, allora, fermati, mio caro. Freeze! Perfetto. Inoltre, alla fine, queste missioni create a... Come ti permetti? Create apposta per abituarvi alle combo della lancia e dello spadone. Quindi, facciamo così e... fondo strategico. Non so perché strategico, ma a quanto pare funziona. Allora, dammi energia. Perfetto. Vai così. Inoltre, questo attacco qua, questo che rimbalza così, si fa YYX, nel caso qualcuno se lo stesse chiedendo. Poi c'è questo, che fa fare un attacco in aria, ed è buono, parecchio buono, ma ora come ora non importa, l'importante è finire la missione, magari. Quindi, si va, Lonk, affonda. No, fai così. Ok, questo sì che è un affondo, ma non importa. Quindi, fai, perfetto, e lancia. Ok, X in aria fa la lancia, altrimenti farete altre cose. Dov'è il... Eccolo qua, il Grublin. Sai che ti dico Grublin, ti dico Freeze! Ok. E Sbam. Inoltre, abbiamo anche... Dov'è? Eccolo qua. Questo. Che bello. Che bello fare così. E... Ora! Quanto adoro la lancia, è davvero troppo bella come arma. Un peccato che l'arma di base di Link sia una spada. Quindi, vabbè, non è un problema alla fine. Allenamento di Link lancia, vittoria. E con questo abbiamo ottenuto un bel po' di rupie, spero. Abbastanza rupie, ok, perfetto. E Link è di livello 17. Danno attacco normale più 2%. Mi alletta davvero tanto. Urbosa, velocità di attacco più... Oh, buono, buono davvero. Ok. Adesso, come vi ho già detto, tocca all'allenamento con lo spadone, ma abbiamo sbloccato un'altra missione secondaria, ovviamente. Al crepaccio di Mortifer. Questa sembra leggermente diversa dalle missioni di allenamento, quindi va bene. Allora, dov'è quello dello spadone? Eccolo qua, perfetto. Ovviamente cambiamo arma. Link, mio caro, devi usare lo spadone, che è questo. Bene, e cominciamo. Problemino, intanto sto lottando contro questi cosi. Problema, ripeto, quali sono le combo? Allora, attacco normale, ok, standard, e sferra un attacco forte e disperato. Perfetto, quindi l'importante è sconfiggere i vari nemici. Ok, perfetto. Vediamo le varie combo perché sono molto curioso. Quindi uno, questo è l'attacco abitato, insomma. Poi abbiamo 1, 2, 3, X con la mamma mia. Sai che ti dico allora? Ti dico... Attacco disperato incoming. E adesso mi curo anche. E ora devo un attimo finire... No, 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 no. Finire questo tizio.
Mi spiace, Capitano Hylia, ma a quanto pare sto lottando contro di te. Non ho ben capito il motivo. Non c'è niente da fare. Non possiamo vincere. Sì, l'ho notato, ma non è quello il punto. Oh, mamma mia! Cosa era quello? Cosa era quello? Ok, a quanto pare premendo ZR al posto di X si possono fare delle combo diverse. Così. Che bello. Però, occhio, perché bisogna recuperare vita in questo modo. Perfetto. E adesso? Mangiamo tanto! E spam. Ok, non immaginavo. Ma perché non mi fa andare qua? Ah, perché c'è una parete. Ops, ok, un attimo solo allora. Dove siamo? Ah, potevo romperla la parete, ok. Orra! Bam! Ok, lo spadone è spettacolare, nel senso che fa tanti danni, ma non so se mi piace così tanto. Come ho fatto a fare quell'attacco prima l'altra volta? Oh, così a quanto pare. Bene, allora, 1, 2, 3, 4, 5. Questo volevo provare a... Cosa è? Perché questo gioco fa cose del genere? Cioè, è stupendo, eh? Per carità, è bellissimo, ma... Va bene, non mi lamenterò più di niente. Quindi la combo era 1, 2, 3, 4 e poi questa. Ok, mi sa che ho fatto 5 così. Ok, va tutto bene. Questo volevo provare a fare un'altra volta. Ci sono tanti nemici dove, scusate? Non li vedo più. Eccoli qua, quindi vai. Devastation. Bam. Nuovo livello inoltre per Lonk. Certo, mi farebbe piacere vedere qualche altro nemico. O meglio, più nemici così posso fare robe. Intanto curiamoci. Perfetto. Quindi alla fine sto tenendo la battaglia, ma è importante perché non conosco le varie combo di spadoni. Quindi va bene, come vi ho già detto. E ora, prima a fare un'altra volta. Era 1, 2, 3 e poi questa. Ok. Quanto è bello lo spadò. Ne. Ok. Bam. Nope. Senti, ciccio, davvero... Non penserai di potermi fare... Se aumentare il tempo limite, sì, l'ho notato. Vabbè, un attimo solo. Se devo prima affrontare questi qua, affrontiamo questi qua e poi affrontiamo magari il capitano. Dove sono altri nemici? Sono qui, perfetto. Vai. Bam. Ok. Siamo a 349. Ce ne mancano altri 50. Vediamo se Tonksy Boy riesce a fare qualcosa di bello. 54, quindi ce ne mancano 46. Sono un po' separati. Non so se riuscirò a finire tutto quanto in tempo, visto che sono davvero molto separati, ma non importa, perché... L'attacco devastante di Link con lo spadone è troppo bello. Anche se io preferisco il blu e non il rosso. Cioè, il mio preferito è il verde, ma pazienza. Ok, bam. Dovrei recuperare un po' di vita, magari. Oh, mamma mia. Ok, gnam gnam gnam, perfetto. Allora, per favore, andiamo avanti. Inoltre, con X in corsa, faccio questo attacco che è leggermente diverso, ma non mi lamento di questa cosa perché è bello. Ok, bello smash. Mi sa che ho premuto in aria per fare quell'attacco... Questo. No, non era questo. Va bene, pazienza. Siamo a 1 minuto e 30 che ci mancano. Quindi, sbrighiamoci. 20 nemici sono qui, bene o male. Ok. Eccolo qua. Questo attacco è troppo bello. Mamma mia. Dai, 12. Per favore, cerchiamo di sbrigarci, come vi ho già detto. 5 nemici. Sono già... Omae wa mou, shinderu. Qua sono 5. Sì, qua sono 5. Ok, quindi... Mi sa che ho perso un po' di tempo e non dovevo fare questo, perché sicuramente dovrò affrontare il capitano Hylia. Daruk? Tu cuoco, eh? Alto là! Ora dovremo batterci! Daruk, vieni qua, caro! Tu hai l'egida, quindi devo stare attento. Allora... Oh! Mi spiace, caro, ma non ce la farai. Soprattutto quando ho il potere della spada più grande di te. No, cioè non è più grande di te, ma non importa. Ok... Vai. Oh, no, no, no. Cosa vorresti fare, mio caro Daruk? Non farai niente senza il mio permesso. Così. Ok. Oh, non avrei mai immaginato di essere messo così alle strette. Beh, ci ha dato uno spadone, quindi grazie. Strano in effetti che noi non abbiamo affrontato... Ah, vabbè. Ha senso. Della serie, in questa battaglia c'era Daruk perché era Daruk. Ma... Nella battaglia con le lance non c'era Mipha, perché Mipha non ha senso di essere qui, ma non importa. Inoltre, ah, parlando di Mipha, bene. Allora, roba. E finalmente abbiamo del pollame. Quindi adesso posso finalmente fare dei potenziamenti. Dove stavano? Eccolo qua, vai così. Cucina! Possiamo adesso fare uno spiedino di carne picca picca. Ok, grazie, ma posso fare qualche altra cosa? Sì, questa qui... Con 1500 rupie.
Va bene, dovrò sbloccarle prima o poi, quindi. Allora, rubino, diamante. Oh, un sacco di cose buone. Allora, adesso passiamo ad un'altra battaglia, magari senza Link. Raffredda e congela. Sarà un allenamento per... com'è che si chiama? Per il Glacior, quindi userò tanto per Daruk. E se non c'è niente di particolare, a parte il tutorial del Glacior, si taglia. Vediamo un po' intanto. Come vi ho già detto, voglio almeno mostrarvi quali sono i vari obiettivi e se appaiono nemici in quale punto della battaglia. E poi basta. Daruk, ce la puoi fare. Ok, devo semplicemente sconfiggere i Boblin con il Glacior. Sono 100 Boblin, non ho bisogno di tempo. Quindi se succede qualcosa, bene, altrimenti Daruk sei pro. E questa era la battaglia. Ah, ora bisogna anche conquistare l'avamposto. Non che sia un problema, visto che abbiamo Daruk e posso fare questo. Boom. Mi sa che ho demolito quasi tutti quanti i Boblin. C'è già il Boblin grosso? Sì, perfetto. Non ti azzardare. 1, 2, 3. Attacco extra. Esplodi. Vedete, esplodi col magma. Ok. Altra cosa decentemente importante. Vi ricordo che potete usare le bombe radiocomandate per indebolire ancora di più il counter, insomma, dei vari nemici. E ora bisogna affrontare anche un Grublin. Oh no, è un Grublin. Come faremo mai? Sconfitto. Easy peasy, lemon squeezy. Quindi, sì, se non c'è niente di troppo importante, tratterò in questo modo le varie battaglie secondarie. Soprattutto le prime, visto che c'è tanta roba da fare. Ma sono tutorial, ok? Quindi Mifa ha preso qualcosa, a breve unirò le armi, perché sì, ma non ora. Sbloccato qualche altra cosa? No, in effetti è molto meglio così. Allora, di importante, ecco qua, ci sono ancora un sacco di allenamenti speciali. Allora, aggancia e rilascia, non ho idea di cosa siano, ma allenamento fuoco, allenamento fulmini e allenamento ghiaccio. Limite di tempo, sconfiggi tot nemici, easy peasy. Vediamo un po'. Però quello fuoco lo voglio fare con Mifa. Per il potere di Mifa, che indica di sconfiggere il Grublin Igneo. Siamo molto fortunati, perché, gente, noi abbiamo il potere della bacchetta del ghiaccio. Quindi vai. Easy peasy. Ok, bravissima Mifa. E vai così. E mi sa che abbiamo già finito la missione. Non credo sia così, ma vediamo. Oh, Mifa. Ok. Successo? Finito? No, ok, quindi bisogna affrontare vari tipi di nemici. In questo caso, Shaman X del fuoco. Oltre questo, chissà che altro devo fare. Niente, credo. Quindi vai, brava Mifa, tornado d'acqua. Water dive! E voilà, c'è qualche altro nemico? Sembra di no, ok. Al 90% anche gli altri allenamenti saranno uno... sconfiggi il Grublin gelido e Shaman X del ghiaccio. Se è così, verranno tutti tagliati adesso. Avevo completamente ragione. Bisogna sconfiggere un Grublin elettrico e vediamo se adesso appaiono anche degli Shaman X. No? No, no, no. Ok, sì, sì. No, questo è uno Shaman X, ma io devo affrontare il Grublin a quanto sembra. Va bene, non è un problema. Vai. Ok, cosa molto importante. A quanto pare il contrattacco, non credo sia solo di Mifa, però... funziona su entrambe le persone, nel senso che se sono indebolite attaccherai entrambe le persone. Ok, e farete molta roba. Ok, vai così Mifa, devasta entrambi se puoi. Uno fuori, e l'altro, e l'altro, e l'altro, e l'altro, perché sta giù e non fa niente. Vai, water dive, no, Glacior. Ok, se non vuole fare niente ti sconfiggo piano piano, caro. In questo modo! Ok, quindi avevo ragione. Semplicemente affrontare nemici dell'elemento indicato nel nome della missione. Quindi allenamento fulmini principiante. Ehi, principiante! Completato. Ora, allenamento del ghiaccio, vero? Manca? Bene, credo di usare Revali. Il turbine di Revali è pronto per sconfiggere molti nemici. Come? Questo Shaman X del ghiaccio, perché se... Oh mamma mia, il lag! Cioè, perché funzioni così? Oh no 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 no, non ti azzardare, abbiamo le bombe apposta, caro. Cosa importante, Revali sembra essere buono nell'aria per colpire più nemici.
mentre quando è per terra è più bravo a colpire solo un nemico. Almeno sembra essere così. Shaman X del ghiaccio sconfitto. Ricaricami la cosa. E adesso Grublin glaciali, eh? E con questo abbiamo sconfitto anche il Grublin glaciale numero 2. E abbiamo finito, vero? Sì, arco da viandante, non si butta mai. Devo potenziare un bel po' Revali e anche tutti gli altri campioni. Ma non importa, allenamento ghiaccio principiante, vittoria. Ci dà un bel po' di rupie. Bravissimo Revali. E arco, ok, qualche altra cosa per Daruk, sì. E questi cosi, giusto, devo ancora capire a che servono le pietre ultradimensionali. Ma ci conviene prenderle. Mi sa che ci resta solamente un allenamento base da fare. E due, ok, aggancia e rilascia. E Link, con la spada abbiamo apposta questa spada qui, perfetto. Ho visto anche Daruk o me lo sono immaginato? No, me lo sono immaginato, ok. Solo spada, con limite di tempo. Devo solo affrontare vari nemici, quindi andiamo in campo. Vediamo un po'. Allenamento della spada, sconfiggi 500? Ok, va bene, non credo sia troppo problematica come cosa. Soprattutto se riesco a fare buone cose con la spada di Link. Spero di riuscire a battere tutti, vai. Ok, bene o male ce l'ho fatta. Inoltre ho capito una cosa molto bella, è che dopo questo attacco è possibile fare anche una combo aerea. Mi raccomando, quindi è Y, mi sembra 4 volte, poi X e poi spammate Y per poi rifare un'altra volta X. Ora come ora, questo allenamento è stato probabilmente il più complesso e non è affatto uno scherzo, ok? Però stiamo prendendo un bel po' di robe e ho il vago sospetto che io abbia quasi finito lo spazio nell'inventario, quindi è il momento di unire alcune armi. Ma prima, con questo abbiamo finito, mi sa, tutte quante le missioni del livello. No, ce ne manca ancora una. Ok, allora un attimo solo, gioco. Devo prima unire le armi. Ok, allora, mentre univo le varie armi ho scoperto una cosa. A quanto pare è possibile prendere il trait di un'altra arma quando unite per prima quell'arma. In questo caso, ora non funzionerà perché ho tanti trait, ma tipo così, ecco, avrei preso più potere di qualcosa. Vediamo un po' cos'è questa. Più attacco aereo. Ok. Detto questo, è il momento di fare... dov'era? L'ultima missione del livello 1-10. Esatto, ma con Impa, perché lo dico io. Quindi andiamo. Cosa devo fare qui? Boh, vedremo adesso. Sconfiggi Lizalfoss. Solo 50? Aspetta, qual è il trucco? Ci deve essere un inganno. Nel frattempo, proviamo a prendere qualche simbolo extra per Impa. E l'inghippo era che dovevo anche fare un avamposto con il Calamitron, ma non importa perché il Calamitron su Impa soprattutto è parecchio forte, visto che devasta il mondo. Così. Oddio, devasta il mondo, no. Non esageriamo, però fa parecchio danno. Quindi adesso cerchiamo di finire i vari Lizalfoss, magari così. Potere dei simboli di Impa e delle bombe Sheika, che fanno boom boom. Ok. Va bene che è il momento della verità, ma cerchiamo di stare... Oh, Calamitron, ok. Di stare attenti. E ti ho colpito, caro, forse. Perfetto, success! Quindi mi sa che abbiamo quasi fatto, esatto. Devo ora solamente affrontare il Grublin. E fine missione! Ok, abbastanza facile. Tanto sono le missioni base. Sarebbe strano non fossero facili, ma non importa, ce l'ho fatta. E viva che questa vittoria illumini qualcosa. Aggancia e rilascia completato. Non è che ci abbiamo, magari, non lo so, un piccolo bonus per aver fatto tutte quante le missioni di livello 1-10? Sarebbe una cosa molto bella per noi. In effetti, è da un po' che faccio solamente missioni e non ho ancora controllato se posso potenziare qualcosa. Vediamo, nessun bonus, ma sembra che io non possa ancora potenziare nulla. Aspetta un attimo. Con la ricerca, a quanto sembra, posso trovare alcuni insetti qui. Bene, immobilizza e scaglia in aria. Saranno altri tutorial? Spero di no, ma proviamoci lo stesso. In effetti, ora come ora ho fatto solamente missioni extra, ma dovrei concentrarmi di più sul potenziamento, tra virgolette, di Hyrule, quindi va bene. Allora, ho preso un simbolo, non so neanche io come, ma a quanto pare l'ho preso. Bene, buon per noi. Laser! Ora, vediamo un po'. Ah, Stasis. Wow, questo è il tutorial Stasis.
Va bene, conquisterò l'avamposto senza nessun problema e senza neanche usare stasis, guarda. Odio gli insetti, completabile. Ok, è apparsa una cosa in cima, in ba... non in basso, in alto a... Posso? Scusate, gente, grazie. Dicevo, è apparsa una cosa in alto a destra. Suppongo che riguardi più che altro il sensore Sheikah. Quindi vuol dire che non solo quando fate una ricerca... Ok, grazie. Una ricerca di oggetti vi dice dove prendere l'oggetto, ma quando lo prendete durante la missione vi fa vedere... ho sbagliato. Ma ho assorbito il simbolo, quindi buon per noi. Dicevo, quando prendete l'oggetto durante la missione vi dice che la missione secondaria è stata completata. Cosa eccessivamente comoda. Quindi hanno fatto davvero bene il sensore Sheikah, se devo dirla tutta, ma pazienza. Finiamo questi Boblin e... andiamo avanti. Anche perché se non ci sono altre cose... Ovviamente c'è un Grublin. Ovviamente c'è sempre almeno un Grublin, vero? Va bene, cosa vuoi fare, caro? Vuoi provare a colpirmi o vuoi darmi un'opportunità di attaccarti? Contrattacco? No, va bene, ci ho provato. Fortunatamente Impa è potente come non so cosa e quindi riesce a fare di tutto. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Stasis? Non lo so. Non ho visto il simbolo, non è apparso, quindi chiedo scusa. Oh, counter attack! Perfetto, e quindi il Grublin è andato. Stasis, quasi KO. Vai con X. Addio, Grublin, rompi la guardia. Perfetto, e... ciao ciao. Fine. Evviva, che questa vittoria illumini le battaglie future. Ecco cosa ha detto prima, perfetto. Va bene, quindi adesso direi di andare a fare giusto un altro paio di missioni extra. È vero, ne sto facendo un bel po'. E dovrei adesso usare Zelda, perché gli altri sono già a livello adatto. Zelda è ancora giusto un po' più indietro e vorrei evitare di lasciarla indietro. Insomma, abbiamo preso 41 scarabei spadaccini. Ce ne servivano 5. Quindi facciamo quel che ci ha chiesto il gioco. Eccolo qua, completabile. Vai così. Possibilità di incontrare mercanti ambulanti. Stallaggio di Sudakala. Non c'è nessuno, ovviamente, ma figuratevi. Vediamo, qualche altra cosa che vorrei fare, magari. Possiamo potenziare Zelda un po'? No. Impa? Sì. I bimbi del villaggio Calbarico. Cerchiamo gli oggetti che a quanto pare posso comprare. Ok, fammi andare nella mappa. Vediamo un po'. Mi richiedi di prendere questo. Ah, vero, me lo indica anche cosa devo prendere. Canna da zucchero? Ne prendo ben 5, visto che me l'hai chiesto. Ok, quindi mi sa che adesso posso anche provare a rilassarmi giusto un po', mentre prendo cose mielose, quindi sì, grazie. Allora, sto prendendo il numero massimo anche perché ci serviranno prima o poi questi oggetti, vero? Spero. Cuore di Impa, perfetto. E qui c'è un'altra cosa. Vai. Boutique dei sette colori, neve bianca, che ci dà altri oggetti, bene. Allora, qualche altra cosa potenziabile dei nostri alleati? Oh, sì. Zaffiri? Principessa Serena? Dove si può prendere la principessa Serena adesso? Da nessuna parte, ovviamente, quindi... vediamo. Abbiamo qualche missione di livello basso? Perché Zelda è di livello ancora abbastanza basso. Abbiamo... ah! Ce ne sono solo due? Oh, farò entrambi allora. Non appaiono oggetti di ripristino e perdi al primo colpo. Eh? Quindi revali. Mi stai dicendo usa solo revali. Ok, usiamo solo revali. Revali, eccoti qua. Ammirate! Quanto sono bravo. Nota bene che potrei metterci un bel po' di tempo. Devo sconfiggere i Boblin senza farmi colpire? Allora revali è davvero l'ideale per questo. Perché basta fare così. E wind! Ok, addio. Oh, mi ha colpito. E quindi ho perso. Wow. Ok, va bene. Allora, questo è l'inganno del... non del Teostra, ma non importa. Allora, occhio ai lanci. Perché, vedete, ci lanciano le clave. Quindi vuol dire che devo davvero stare particolarmente attento e fare tutti gli attacchi che posso a distanza. Quindi avevo ragione alla fine. Devo sconfiggere molti nemici, non tutti i nemici. Quindi vuol dire che se faccio così dovrei riuscire a fare robe. Ok, ce l'ho fatta. Basta? Ora posso farmi colpire oppure no? Conquista l'avamposto. E non c'è scritto... ah no, aspetta. Non c'è scritto senza farmi colpire, ma onde evitare problemi. Allora, ho disabilitato un po' il... vai. Oh, no, no, no. Stasis. Arrow Rain. Ok, mi sa che abbiamo fatto, vero? Vediamo, 100 KO.
E perfetto, ce l'ho fatta pelo pelo. Mi sa che bisogna stare particolarmente attenti. Se non avete ancora sbloccato le vali, oppure l'avete sbloccato e non avete finito questa missione, usate le vali perché fa attacchi a distanza. Quindi buon per noi davvero. A quanto sembra ci resta solamente un'ultima missione secondaria da fare. E se è così, al bacio. Ok, vediamo un po'. Intanto qualcuno ha preso roba? Beh, Pollame XXL, grazie. Il punto è che io volevo usare Zelda. Non ho sbloccato nient'altro, vero? Sì, allora, vediamo. Togliamo la ricerca là e vediamo le costruzioni. Missioni con sensore, no. La brigata dei volontari, ci mancano due zaffiri che io posso in effetti comprare. Quindi vediamo un po'. Ah, si possono anche prendere nella missione. Oh, vabbè. Se li Vasa, ok. Quanto costano? Me ne serve uno o due? Un attimo solo, gente, perché in base a quanto costano potrei non fare questa missione ora come ora. Due ne servono. Ok, allora non le posso fare adesso. La vorrei fare adesso? Sì. Mi conviene farla adesso? Assolutamente no. Tutti quanti fatti? Wow. Abbiamo davvero fatto quasi tutto. Cibo? Sì. Nuova ricerca? Un attimo solo, gente. Ok, sì. Stop. Nessuno vende l'oggetto. Va bene, allora, come ultimissima cosa faremo al crepaccio di Mortifer. Ma voglio allenare giusto un po' Zelda. È ancora al 12. Non va affatto bene. Al 14. Al 16. Sì, ok. Altre cose. Mi fai al 13. Come osi, sali al 16. Così non devo allenarle più tardi. 15. 16, ok. Tanto la prossima missione richiede il livello 16 e Link è al 19, quindi va bene così. Certo, riuscissi magari ad andare sul 16 e non sul... Vabbè, non importa. Impa, sali anche tu. Ok, Zelda, you ready? È il tuo momento di fare l'ultima missione. Ripeto, Zelda. Ok, cosa devo fare qua? Niente, sconfiggi i nemici. Ok. Allora, cosa abbastanza importante che in effetti non vi ho detto e non so perché non ve l'ho detta, ma ovviamente io sto usando l'allenamento, questo qui che mi suggerisce il gioco, per sbrigarmi e allenare appunto i campioni. Ma se avete il tempo, mi sa che vi conviene davvero tanto andare a rifare le varie missioni, perché sì. Ok, vai con l'esplosione e conquistiamo i vari avamposti, ma prima il contrattacco è stupendo, quindi vai così. Vai, bomba. Oh, ciccio. Come ti permetti di fare così alla Princess Zelda? Vai con lo stasis. Ok, vai. Facciamo così, camminiamo sul ghiaccio. E esplodi ghiaccio. Almeno un avamposto lo devo fare on camera. E poi faremo il resto. Aia, faremo il resto tagliando. Vai, bomba, esplodi, bomba. Perfetto. Taglio effettuato. Tanto per, la bacchetta del ghiaccio è completa. Non serve, aspetta, facciamo così, tanto per la bacchetta del ghiaccio non serve a niente, perché abbiamo la bacchetta piena e non voglio usarla per adesso. Quindi ignorerò completamente lo Shamanix e ci vediamo alla fine della missione. Taglio, ok. Resta solamente un Grublin igno che mi ha appena infiammato in effetti, quindi devo stare attento. E alla fine ho sconfitto lo Shamanix, perché conveniva sconfiggere lo Shamanix. Stava là, quindi perché no. E altra cosa, il gioco vi ha suggerito, anzi mi ha suggerito, di usare stasis quando il nemico è col punto debole esposto, insomma, per contrattaccarlo, o meglio, per fare più danno al punto debole esposto. Quindi potrebbe essere una cosa molto interessante. Certo, l'ho scoperto grazie ai suggerimenti e a nient'altro, visto che nessun altro mi ha detto queste cose, ma non importa. E con questo abbiamo in un'ora, alla fine, anche se per voi di meno perché ho tagliato un sacco di cose, come vi ho già detto, fatto tutte le missioni. Oh, bene. Extra, fine. Abbiamo tutti quanti, 400 rupie, niente male. Abbiamo tutti quanti a un livello decente. Quindi, nella prossima parte, se non posso fare nient'altro per potenziare Hyrule, insomma, nella prossima parte di Hyrule Warriors, l'era della calamità, andremo a fare la missione punto interrogativo. Vediamo, qualche altra cosa da fare? Beh, tecnicamente no, perché questa non la posso fare, o meglio, la voglio fare, ma non voglio fare un'altra volta questa missione. Questa qui non posso prendere ancora le principesse serene, quindi pazienza. Questa qui non voglio spendere troppe rupie, quindi cosa c'è da questa?
Ah, spadone a due mani, nuova combo. Vabbè, sarà per un'altra volta, tanto non userò lo spadone in questa battaglia. O forse sì, chi lo sa, chi lo sa. Link è richiesto in questa battaglia, quindi probabilmente in tutte le battaglie di storia bisogna per forza usare Link la prima volta. Ok? Bene, quindi io adesso vi saluto e noi ci vediamo, come vi ho già detto, domani. See you next time, baby. Abbiamo fatto un bel po' di cose oggi.